Cari amici, pace a tutti. Sono felice di stare ancora con voi in questo giorno per condividere con voi ancora il messaggio della parola del Signore. L'opera che Dio ha fatto nei nostri cuori è un'opera straordinaria, ha rivoluzionato la nostra esistenza e noi lo ringraziamo per l'opportunità che ci dà di annunciare con libertà l'Evangelo che è potenza di Dio. È un'opera che qualcuno può pensare è solo appannaggio di chi magari se ne sta per andare all'aldilà, le persone anziane, ma non è così. L'Evangelo è per tutte le età. E noi ringraziamo il Signore perché Egli ha salvato anche delle persone giovani. E questa mattina, prima del messaggio che voglio condividere con voi, ascolteremo proprio una storia di una ragazza, si chiama Maria, e vi parlerà lei stessa di come ha conosciuto il Signore nella sua vita e come il Signore ha aiutato la sua famiglia. Libertà che lui mi dà di farlo e lo voglio ringraziare con un versetto che si trova in Giovanni 3,16, che dice: Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Io Amen, grazie. non sono nata in una famiglia cristiana e questo è uno dei primi versetti che ho imparato e ho letto quando ho avuto la mia prima Bibbia tra le mani. E fino a quel momento ho sempre creduto che ci fosse un Dio da qualche parte e sapevo religiosamente che Gesù era morto per me, ma ho realizzato il sacrificio della croce, ho realizzato la grazia di Dio nella mia vita quando ho potuto leggere da sola la Bibbia, ho potuto constatare che Dio mi aveva amato davvero e che in tutto il mondo Dio aveva lo sguardo rivolto anche su di me. Prima di conoscerlo credevo di poter riempire i miei vuoti andando bene a scuola, trovando un buon lavoro, vestendomi meglio, truccandomi meglio e cercando di piacere sempre di più alle persone. Poi Dio mi ha fatto comprendere che Lui mi accettava così com'ero, che non tentava di cambiarmi prima di andare a Lui. Con Dio io non ho avuto bisogno di fingere, Lui mi ha accettato e mi ha amato. E oggi posso dirvi che Lui ha dato valore alla mia vita. E se fino a quel momento io ero stata una sua creatura, dal momento in cui ho accettato il suo amore nella mia vita, io sono diventata sua figlia e lui è diventato mio padre. E non c'è stato un solo giorno in cui, nonostante qualche difficoltà, io mi sia sentita sola e mi sia sentita abbandonata da lui. E amica, amico che ci stai ascoltando, se anche a te capita di sentirti solo, di sentirti perso o smarrito com'è, è capitato a me. Il consiglio che mi sento di darti questa mattina è non vivere un altro giorno senza Gesù, perché solo Lui può darti pace e gioia e riempirti con l'amore del suo figliolo Gesù Cristo. Dio ci benedica. Gloria a Dio. Grazie al Signore per l'opera che fa nei cuori e che può fare e vuole continuare in ciascuno di noi. Quest'opera che continua nel nostro viaggio, perché siamo di passaggio su questa terra e il Signore ci dà vita affinché possiamo prepararci per l'eternità. Dicevo, quest'opera che continua in noi attraverso la sua parola. Ieri ho condiviso con voi alcuni versi dal libro dei Proverbi, parlandovi della forza nella debolezza attraverso quest'animale, il coniglio. Oggi parleremo di un altro animale che ci insegna qualche altra cosa di importante. Le locuste. Leggiamo ancora nel libro dei Proverbi, capitolo 30, al verso 24, al verso 28, e ci soffermeremo sul verso 27. Dice così la parola di Dio: ci sono quattro animali fra i più piccoli della terra e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. I conigli, popolo non potente, che fissano la loro abitazione nelle rocce, le locuste che non hanno re
e procedono tutte divise per schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, eppure si trova nei palazzi del re. Ci soffermeremo, come dicevo, sul verso 27. Le locuste, che non hanno re, e procedono tutte divise per schiere. Credo che la versione Diodati renda meglio il messaggio che lo scrittore guidato dallo Spirito Santo voleva trasmettere, vuole trasmettere ancora a ciascuno di noi. La Diodati dice: le locuste che escono fuori tutte a stormo, tutte a stormo, divise per ischiere. Questi animali, sebbene così piccoli, ci insegnano tanto. La formica ci insegna la previdenza, i conigli la forza nella debolezza, la lucertola la grazia e la determinazione nella semplicità. Ma le locuste perché sono benedette in questo verso? Perché Dio dice bene di questi piccoli animali? Perché sono sagge? Perché procedono tutte a stormo, divise per ischiere? Che cosa significa? Avete mai osservato uno stormo che vola? Forse è molto più comune osservare uno stormo di uccelli. Si tratta di questi volatili che insieme si aggregano, volano, e sebbene microscopicamente le telecamere possono osservare dei movimenti così disordinati, macroscopicamente si osserva un tutt'uno, una sinergia. Sembra che questi volatili, sebbene non hanno seguito nessun corso di volo, viaggiano senza scontri, formando e disegnando delle meravigliose traiettorie che affascinano tutti quanti, anche estasiati che vediamo questi, vedremo anche qualche video al riguardo. Davvero è straordinario vedere come macroscopicamente sembrano un tutt'uno, eppure sono distinti tra loro. Anzitutto le locuste, più degli altri volatili, ci insegnano il valore dell'identità. Perché le locuste, prima di aggregarsi, stanno da sole, vivono una fase in cui stanno da sole. Ed è proprio in questa fase che comprendono il valore dell'aggregazione. E vorrei vedere con voi il primo dei video che abbiamo preparato per voi, e si osserverà proprio come la locusta non vive sempre aggregata, ma nasce solitaria. Sì, locusta, chiamato anche comunemente cavalletta. Questo è un animale comune in tutti i nostri prati, e ha due fasi, tra l'altro, una cosa che non tutti sanno, che questa è la fase gregaria, che è una fase dove assume una colorazione un po' più scura, e le zampe posteriori, quelle adatte al salto, diventano anche un pochettino più lunghe, perché ha due fasi, una solitaria, dove vive tranquilla, e un'altra quando le condizioni ambientali, in particolare la disponibilità di cibo, comincia a scarseggiare. Si cominciano a trasformare in questa fase gregaria e per si spostano. Si uniscono e migrano. Migrano, ecco, questi famosi sciami che poi veniva narrato anche nella Bibbia, no? Una delle piaghe che c'erano in Egitto erano proprio questi sciami di cavallette che migravano perché nei loro ambienti cominciava a scarseggiare. Vedi come sta rosicchiando, perché mangiano tutto che trovano, vero? Sono fitofagi, sono veramente molto voraci. Qui si sta mangiando addirittura una foglia secca. Pensa che in un giorno
una cavalletta, una locusta, può mangiare tutto il suo peso. Se questa pesa 2-3 grammi, può mangiare 2-3 grammi, che sembrano pochi, ma quando sono tante, centinaia di migliaia o addirittura milioni, è veramente un disastro. Se arrivano su un campo coltivato di graminacee fanno un disastro. E possono essere più o meno grandi, queste sono abbastanza piccoline, ce ne sono molto più grandi. È questa la dimensione, sono 4-5 centimetri. Gli insetti, questi non riesco a toccarli, mi fanno un po' impressione. Non so perché mi fa senso la cavalletta. Ma sono assolutamente innocue, non fanno sono niente, assolutamente innocue, anzi buone. Stanno pure tranquille. Però... ecco, poi loro riescono, qui non si vede, ma insomma quando aprono le ali hanno anche delle ali molto grandi e riescono a volare anche per qualche centinaio di chilometri, proprio perché devono riuscire a spostarsi in gran numero. Sono molto carine. Sì, locusta. Perché le locuste nascono solitarie e poi si aggregano? Mi piace pensare che la locusta nella fase solitaria comprende bene chi è lei, perché se tu non sai chi sei tu, non puoi stare bene con chi sta vicino a te. Che cosa significa questo per noi, amico, amica, fratello, sorella? Se vuoi stare bene con gli altri, con i tuoi amici, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi familiari, con gli altri credenti della tua comunità, devi imparare a stare bene con te stesso. E l'unico modo, il modo migliore, è farlo in preghiera con il Signore. La nostra prima chiamata non è quella di parlare agli altri del Signore. I discepoli, prima di essere mandati a evangelizzare, a fare discepoli nel nome del Signore, furono formati, e prima ancora di essere formati Gesù li chiamò a sé. E la nostra prima chiamata è la nostra personale comunione con il Signore. Dio vuole avere un rapporto personale con te, perché nel tuo rapporto personale, quando rimani solo tu con il Signore nella tua cameretta, tu comprenderai il piano e lo scopo che Dio ha per te. Perché Dio ha uno scopo speciale per te, e egli vuole usarsi di te nel tassello come un tassello meraviglioso nel piano generale che egli ha per la Chiesa di Cristo, questo stormo meraviglioso di locuste. Ma prima c'è bisogno che tu comprendi quello che Dio ha dato a te, altrimenti avrei sempre paura di confrontarti con gli altri vicino a te. C'è necessità di comprendere la propria identità nella nostra comunione con il Signore. Tanti credono in qualche modo di voler fondare le proprie relazioni, fidanzamenti, amicizie e altro, sulla comunione e gli affetti umani. Mettiamoci insieme così ci sarà opportunità per conoscerci meglio. Sicuramente questo è un fatto umano e legittimo, ma io credo che il miglior modo per stare bene con gli altri è stare bene con il Signore. Se non stai bene con Dio, non potrai stare bene con chi sta vicino a te. Se il tuo rapporto verticale non va bene, i tuoi rapporti orizzontali, cioè le tue relazioni, non andranno bene. Giacobbe, nella parola del Signore, quest'uomo di Dio, ebbe tanti problemi con gli altri, nella sua famiglia, ma anche con altri popoli, fino a che leggiamo nel capitolo 32 della Genesi che egli rimase solo a Peniel. È proprio in questa esperienza che egli comprende la sua
identità, quello che Dio lo aveva chiamato a fare. Il Signore lo benedisse. Dopo quella esperienza, anche le sue relazioni con suo fratello e con il popolo a lui dato andarono meglio. Dio vuole benedire la tua famiglia, ma prima devi curare il tuo personale rapporto con Dio. Ma non solo le locuste ci insegnano il valore della nostra identità e della nostra comunione, ma ci insegnano anche il valore della stima reciproca. Abbiamo detto che a un certo punto si aggregano, escono tutte insieme, e cioè scelgono a un certo punto di aggregarsi. E come fanno a non scontrarsi? Come fanno a volare per chilometri e chilometri senza scontri? Vediamo questo video che ci parla, in particolare per lo stormo degli uccelli, il meccanismo che ancora gli scienziati non hanno compreso, la stima reciproca che i volatili hanno in uno stormo. Vediamo il video 2. Può un enorme raggruppamento di esseri viventi diventare quasi una forma d'arte? Beh, è una domanda che ci si può porre vedendo le immagini che andranno in onda tra poco. Si tratta di un'immensa quantità di uccelli, gli stormi, che in inverno arrivano in massa a Roma. Vengono da nord e passano alcune settimane nella nostra capitale, perché di giorno vanno nelle campagne per nutrirsi e di notte invece tornano in città per dormire sugli alberi, dove sono più riparati, fa più caldo e non ci sono predatori. E gli spettacoli che fanno i loro voli sulla città hanno fatto il giro del mondo, e ci sono stati anche molti studi per cercare di capire, per esempio, come non si scontrino in volo. E si è così scoperto che in un certo senso sanno contare, perché ognuno di loro tiene d'occhio i 7 compagni di volo più vicino, mantenendo con loro la distanza di sicurezza. Negli ultimi anni, gli stormi di uccelli che si posano sugli alberi sono diventati uno spettacolo comune a molte città. Ma è a Roma che raggiungono dimensioni veramente eccezionali. Qui formano un superstormo che diventa sempre più grande anno dopo anno. 10 milioni di stormi si riuniscono per dare vita alla manifestazione aerea più sorprendente della natura. Queste esibizioni aeree si vedono tra ottobre e febbraio, quando gli uccelli provenienti dal nord Europa si riversano su Roma. Per creare una sincronia così perfetta, una volta si credeva che gli uccelli comunicassero telepaticamente. Ma in realtà reagiscono 13 volte più rapidamente di un essere umano. Virano in perfetta sincronia con il loro vicino e il minimo ritardo nella manovra contribuisce a creare queste onde nel cielo. Fino a poco tempo fa, questo spettacolo si poteva vedere solo da terra. Ora è possibile portare delle telecamere nel cielo, in mezzo agli stormi, e volare con loro.
Questa danza aerea agisce come un richiamo per altri uccelli che arrivano in città. Piccoli gruppi raggiungono lo stormo più grande, aumentando le sue dimensioni. Turbinando nel cielo, prendono decisioni collettive su dove passare la notte. Dopo un'ora di piroette, gli uccelli decidono dove posarsi e scendono in picchiata. Gli uccelli sono attratti dalle città perché sono più calde della campagna vicina. Roma, con il suo clima mite mediterraneo, è una destinazione particolarmente ambita. Nel video si parlava degli uccelli, ma il meccanismo che anima le locuste è esattamente lo stesso. Difatti la Diodati, come sottolineavo prima, dice escono tutte a stormo e abbiamo visto che prendono ciascuno come riferimento i più prossimi e se uno cambia strada gli altri lo seguono e si genera questo meccanismo macroscopico straordinario. Mi colpiva questo fatto che questi volatili contano l'uno sull'altro e quindi le locuste che escono a stormo ci insegnano non solo il valore dell'identità e la nostra personale comunione col Signore, ma anche il valore della stima reciproca. La Chiesa del Signore, costituita dai riscattati col sangue dell'agnello. È per questo che ci chiamiamo fratelli e sorelle, perché siamo figli dello stesso Padre. E per questo dobbiamo stimarci l'uno con l'altro. Significa che alla base del siamo uno, la Chiesa del Signore, c'è la fiducia e la stima reciproca. Se chi sta vicino a me, salvato, riscattato dal sangue dell'agnello, prende una decisione in volo, io non devo pensare male di lui. Io devo incoraggiare e devo aiutare e semmai pregare, ma non sospettare il male, perché dal suo bene verrà anche il mio bene. E allora, fratelli, come per le locuste, lo fanno gli animali, non è che litigano quando stanno in volo, non diamo spazio a zizzanie che avvelenano noi stessi e gli altri attorno a noi. Ma stimiamoci, contiamoci. Io devo contare su chi sta vicino a me. È interessante osservare che questa prossimità, questi sette vicini, non sono necessariamente i sette più prossimi nello spazio, diciamo così, geografico. Non so che metrica usano i volatili quando volano in stormo, però sono certo che per la Chiesa del Signore c'è un discorso di prossimità. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non è un caso che ti trovi lì sul posto di lavoro dove sei, non è un caso che ti trovi in quel condominio, c'è un prossimo al quale devi parlare del Signore. Non è un caso che ti trovi in quella comunità. Dio si vuole usare di te per aiutare chi sta vicino a te. Ma non si tratta solo di una prossimità geografica, a volte è anche una prossimità nello spazio del dolore. Perché se hai passato un problema difficile, l'hai superato, Dio vuole usarsi di te per aiutare chi ha e chi ha avrà lo stesso tuo problema. Ama il tuo prossimo come te stesso. Le locuste ci insegnano l'identità, la stima e anche
la collaborazione. Abbiamo visto che si uniscono quando il cibo scarseggia, si mettono insieme, non esiste un protagonista, non c'è un re, non vi è nessun capo, nessuna guida, nessuna gerarchia. Se lo stormo fosse un esercito di militari, i pochi uccelli, diciamo così, o le locuste più prossime, sarebbe come diciamo avere una squadra di commilitoni che contano uno sull'altro, ma anche collaborano insieme. E questo li aiuta a riposarsi durante il volo e comprendono che così possono difendersi dai predatori che vedono un insieme omogeneo. La Chiesa del Signore deve essere una sola identità in Cristo il Signore. E notiamo anche come fanno a collaborarsi. La parola di Dio dice: non hanno re e procedono tutte divise per ischiere. Quello che sembrerebbe una divisione, in realtà è proprio il segreto dell'unione. Il fatto che hanno compreso bene qual è il loro ruolo nel piano del Signore e rispettano anche chi ha un ruolo diverso. Sono lì nella propria schiera e si interfacciano con sinergie tra schiere diverse. Non c'è un leader, un capo. C'è un cambio direzionale, magari di qualcuno che era lì defilato, e poi tutti si fidano e ruotano improvvisamente cambiando direzione. E tutto questo li protegge dagli attacchi dei predatori che vedono un insieme omogeneo. Collaborano. Collaborano bene perché hanno compreso bene qual è la schiera alla quale afferiscono, qual è il piano di Dio per la loro esistenza. Non puoi mettere insieme per fare un altro colore, per esempio un rosa pallido con il giallo, farà un giallastro, non farà un altro colore. Così un rosso con un giallo, diciamo così, pallido farà un rosa, ma non farà un altro colore. Ma se prendi rosso e giallo, mettendoli insieme, faranno un altro colore. Oltre a fare rosso e giallo, faranno arancio, arancione. Voglio dire che la collaborazione è tanto migliore quanto ben definite sono le schiere, i ruoli nella stessa collaborazione, con lo stesso obiettivo, come quei quattro amici che avevano una necessità, un bisogno, c'era un paralitico che doveva essere aiutato ed era un loro amico, e questi quattro amici prendono ciascuno dal proprio lato quel lettuccio. E non c'è chi, diciamo, voleva stare avanti e chi voleva invece al posto proprio stare indietro. Ciascuno sapeva ben dove stare e aveva lo stesso scopo, portare quel paralitico ai piedi di Gesù. Signore, aiutaci a comprendere quanto la Tua parola ci vuole dire. Le locuste che non hanno re, facciamoci guidare dallo Spirito Santo, perché è importante comprendere il valore della collaborazione nel ruolo che Dio ha assegnato a ciascuno di noi. Nella Chiesa ci sono apostoli, profeti, ci sono pastori, evangelisti, ci sono dottori, ci sono vari ministeri e doni e carismi dati al popolo del Signore. Comprendiamo che due valgono più di uno,
con quella corda a tre capi. Vediamo quest'ultimo video molto simpatico che ci fa comprendere il valore della collaborazione, questi animali che si uniscono e sconfiggono anche grandi predatori. Smarter to travel in groups. Il valore della collaborazione, ma infine il valore dell'identificazione. Queste locuste non solo hanno imparato a stare bene con se stesse, stimano l'altrui più di se stessi, collaborano ben divisi nei loro ruoli, senza un capo, senza un re, ma a un certo punto si identificano. Nel primo video si accennava a questa cosa, cambiano colorazione. Nel gruppo, nella fase, diciamo così, quella non gregaria, cambiano colorazione. Vediamo queste slide che ho pensato per voi. Immaginate queste diciamo figure geometriche, c'è un cerchio, vari rettangoli, un rombo, sembra nulla di definito, ma a un certo punto andiamo alla slide successiva, vedete qualcuno inizia a comprendere che cosa deve fare, qual è il suo ruolo, andiamo avanti, e si inizia ad aggregare, ma in modo, diciamo così, opportuno, andiamo avanti. Vedete, si sono messi insieme, ma abbiamo degli occhi un po' storti, diciamo così, mani un po' sbilanciate, andiamo avanti. Dopo un po', ecco, si comprende che questo disegno è disegno di un, diciamo così, un modello di uomo. Ma notate bene, ognuno ha il suo colore, le braccia, le gambe, il tronco, gli occhi hanno colori diversi, il naso e la bocca. Andiamo alla slide successiva. Tutti acquisiscono lo stesso colore. E non ho messo a caso questo colore. È il colore del capo. È il colore della testa. Chi è il nostro capo? Il nostro capo è Cristo Gesù, il capo della Chiesa. Queste locuste non hanno re, ma c'è un re invisibile, in spirito e verità. Il Signore è
dei signori, il signore della Chiesa. E come le locuste nella fase gregaria assumono lo stesso colore, rinunciano al proprio colore per prendere quello del gruppo. E allora diremmo, tu ti stai chiedendo qual è il colore, qual è il carattere che devo prendere, quello del mio fratello vicino. No, Dio non vuole toglierti il tuo carattere, ma lo vuole valorizzare e renderlo simile al carattere di Cristo Gesù, il valore dell'identificazione. Se ciascuno si identifica con Cristo, tutti avremo il carattere di Cristo il Signore. Signore, aiutaci ad essere come tu ci vuoi. Cristo è al centro della Chiesa del Signore, una Chiesa che ha compreso il valore della comunione, della stima, della collaborazione, della identificazione nel Signore. Possa essere Cristo al centro della tua vita. E concludiamo questo spazio con un altro canto che Ludovica ci canterà. E vogliamo, se lo conosciamo, cantarlo insieme a lei, Gesù al centro. Gesù al centro d'ogni cosa sei. Gesù al centro d'ogni cosa sei. Dal principio alla fine, ogni cosa esiste sol per te, oh Gesù. Gesù, e nient'altro importa, né mai importerà. Gesù, tu sei il centro, tutto ruota intorno a te. Gesù, al centro d'ogni cosa sei. Gesù al centro della vita mia. Gesù al centro della vita tua, dal principio alla fine, ogni cosa esiste sol per te, oh Gesù. Gesù, e nient'altro importa. Il centro, tutto ruota intorno a te. Gesù, e nient'altro importa, né mai importerà. Gesù, tu Jesus.
dal mio cuore fino al cielo. Gesù, tu sei il centro, ogni cosa è per te, ogni cosa è per te, dal mio cuore fino al cielo. Gesù, tu sei il centro, ogni cosa è per te, ogni cosa è per te. Centro della casa mia, Gesù al centro della casa tua, tutti si inginocchieranno, il tuo nome confesseranno un giorno, Gesù, Gesù, il nome di Gesù, 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 dal mio cuore fino al cielo. Gesù, tu sei il centro, ogni cosa è per te, ogni cosa è per te, dal mio cuore fino al cielo. Gesù, tu sei il centro, ogni cosa è per te, ogni cosa è per te, dal mio cuore fino al cielo. Gesù, tu sei il centro, ogni cielo, Gesù, tu sei il centro. Gloria a Dio. Alleluia. Se forse nella tua famiglia non vai d'accordo con chi sta vicino a te, il problema non è tua moglie, il problema non è tuo marito. Se forse nella tua comunità non vai d'accordo con il fratello, la sorella che sta vicino a te, il problema non è il fratello, non è la sorella. Il problema è che Gesù non è al centro della tua vita. Quanto stai dedicando alla tua personale comunione con il Signore, che viene prima di ogni altra chiamata? Dio benedirà la tua comunità, Dio benedirà la tua famiglia, Dio benedirà prima di tutto la tua vita se tu non trascuri il tuo personale rapporto con il Signore. Questo ti aiuterà a stimare chi è vicino a te più di te stesso, a collaborare nel modo giusto con chi sta vicino a te. Il problema è identificarsi, non con chi sta vicino a te, ma con il carattere di Cristo. Non devi sottostare alla parola degli uomini, tu devi sottostare alla parola di Cristo. Ecco su chi poserò il mio sguardo, dice il Signore, su colui che è umile e trema alla mia parola. Vogliamo, Signore, avere il tuo carattere, che è il frutto dello Spirito. Amore, gioia, pace, pazienza tante volte. Questo, fratelli, amici, è il vero siamo uno. Identificarsi con Cristo
il Signore, non è uno slogan, siamo uno, non è un distintivo, non è tantomeno una chimera, siamo la Chiesa di Dio, un'unica entità in una sola identità, quella di Cristo il Signore. Voglio alla fine di questo messaggio pregare con voi. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che tu, Signore, ci hai dato di annunciare l'Evangelo e predicare la tua parola. Ti preghiamo, Signore, aiutaci. Vogliamo essere la tua Chiesa. Questi animali, Signore, sebbene così piccoli, ci insegnano tanto. Aiutaci, Signore, a stimare la tua parola più di ogni altra cosa, a conservarla nel nostro cuore, perché vogliamo essere una sola cosa in te. E per questo, Signore, aiutaci a non trascurare il nostro personale rapporto con te, a non trascurare, Signore, la nostra comune adunanza, la nostra famiglia spirituale che tu ci hai donato, perché nel piano che tu hai per noi c'è anche quella di crescere nella tua famiglia, quella che ci hai donato. Aiutaci, Signore, a crescere nelle tue vie come tu vuoi, ad avere e assumere il tuo carattere ogni giorno sempre di più. Continua a rimanere con noi, con le famiglie qui rappresentate. Te lo chiediamo nel nome per i meriti di Gesù Cristo, il nostro capo, il nostro Signore, il benedetto in eterno. Amen. Ringraziamo il Signore per quanto ci ha concesso in questa mattina e vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui a Parole di Vita. Continua a credere che il Signore ha un piano speciale per la tua vita, per la tua famiglia. E Dio continuerà a far crescere questa parola in te, questa parola che è Gesù, il nostro Signore, il benedetto in eterno. Dio ci benedica.